Ciao ragazzi, un saluto dal vostro Grinone, bentornati sul canale. Se non l'avete visto, andate sul canale di casa a vedere anche il suo video, che è davvero interessante. E proprio siccome il caro Fabio mi chiama amorevolmente il Bateson italiano, adesso parliamo di notizie molto... roba che scotta, molto interessanti sulle leggende. Se conoscete, penso di sì, Matt HD Gamer, che è uno youtuber inglese, avete probabilmente visto il suo video di inizio aprile, in cui mostrava che con un update la EA aveva caricato nel mercato i nomi di alcune leggende che adesso in FIFA non ci sono. E parliamo di Beckham, Henry, Maradona, Ronaldo e Zidane, che potrebbero essere 5 delle nuove leggende che usciranno con FIFA 18. Qualcuno pensa sia stato magari un pesce d'aprile dell'EA, però uscito in ritardo, perché era il 3 o il 4 aprile, adesso non ricordo, anche se comunque questo aggiornamento è stato poi subito sovrascritto da un altro che ha tolto questi nomi. E quindi ragazzi, queste potrebbero essere 5 leggende di quelle già confermate. Prima di andare a vedere nel dettaglio questi giocatori, altra notiziola da poco che riguarda noi utenti PlayStation, anche qui siamo sempre a livello di rumors, però ragazzi, si dice che a fine 2017 il contratto fra Microsoft e EA Sports dovrebbe terminare. E quindi ragazzi, cosa vuol dire sta cosa? Che con l'uscita a settembre di FIFA 18 sicuramente non ci saranno le leggende su PlayStation, ma potrebbe essere che a gennaio, con i Winter Upgrade, la EA, se non rinnova il contratto, aggiunga all'interno di PlayStation le leggende. Questa è una cosa che potrebbe farmi esplodere gli occhi, perché comincio a spacchettare come un cane finché non trovo Zanetti. Però anche qua siamo sempre, ragazzi, a livello di rumors e quindi non è niente di confermato. A breve, a giugno, ci sarà le 3 a Los Angeles e probabilmente sapremo già di che morte dobbiamo morire. Adesso andiamo a vedere queste leggende, le prime 5 che ho già citato e poi quelle che vorrei, che mi piacerebbe, che penso potrebbero essere inserite. Cominciando quindi da Beckham, vabbè ragazzi, non c'è tanto da dire su questo grandissimo campione inglese. Ha giocato e fatto la storia di squadre come il Manchester United, il Real Madrid, si è poi trasferito in MLS a finire la sua carriera a Los Angeles con i Galaxy, per poi nelle pause invernali dell'MLS, del campionato americano, giocare, tornare a giocare un po' in Europa. Sappiamo tutti, ha giocato col Milan, ha giocato col Paris Saint-Germain, famosissimo per essere sposato con una delle Spice Girls. Sicuramente uno dei giocatori più amati non solo dai suoi tifosi, ma a livello generale, perché era veramente eccezionale in campo. Ha segnato dei gol al Manchester United che tutti quanti ricorderemo, come quello da centrocampo praticamente, cioè robe fenomenali, una carta che direi è anche ora che rientri fra le leggende. Un altro, signori, che ha terminato la sua carriera in America con i New York Red Bulls è Thierry Henry, soprannominato TT, campione francese, bandiera dell'Arsenal. Adesso si sente un po' di nuovo il nome di Henry, perché viene accostato ad un giovane che noi conosciamo tutti quanti essere Mbappé l'ottenne, in quanto molti dicono che somigli tantissimo a TT. Che dire, anche questo un giocatore fortissimo, cioè uno degli attaccanti penso più forti che la Francia abbia mai avuto, uno che accarezzava il pallone ed era proprio poi micidiale, veramente un giocatore fortissimo. Adesso ragazzi, teniamoci, perché anche già l'anno scorso avevo fatto un video su Maradona e Del Piero l'hanno messo, Maradona no. Il giocatore più amato in assoluto dai tifosi napoletani, uno dei giocatori più forti nella storia del calcio, io gli do lo stesso overall di Pelé, perché non voglio fare discriminazione fra l'uno e l'altro. Sicuramente il giocatore argentino più famoso di tutti, forse sempre ancora più di Messi, visto che Maradona ha vinto anche un mondiale, cosa che Messi non ha ancora fatto, era il 1986, ne ha giocati 4. Tornando al Napoli, ha fatto vincere i partenopei il primo scudetto giusto 30 anni fa, 1987, quando sono nato io, cazzo. Questo video è fatto apposta, diciamolo. Maradona comunque resta sicuramente, a parte i trascorsi poi del suo comportamento, quello che è successo fuori dal campo, eccetera eccetera, che diciamo, essendo che la EA magari non ha piacere di inserire nel gioco giocatori che hanno un po' esperienze extracalcistiche particolari, diciamo così, è comunque uno fra i due giocatori
più forti del mondo. Quando si pensa al calcio, ovviamente si parla prima di Maradona e di Pelé. Un altro attaccante che però secondo me è stato uno che potrebbe essere, anzi che è a livello di Maradona e di Pelé, che se non avesse avuto tanti e gravi infortuni nella sua carriera avrebbe fatto cose ancora più straordinarie, sto parlando ovviamente di Ronaldo. Non perché io quando ero bambino, essendo interista, vedevo Ronaldo giocare e voglio parlarne bene, ma perché lui è stato quello che per nelle loro generazioni era Maradona, quello che era Pelé. Ha vinto 2 palloni d'oro, ha vinto 2 mondiali, ha vinto con la nazionale brasiliana anche 2 Coppa America. All'apice della carriera purtroppo ha avuto veramente dei gravi infortuni, però era un giocatore, cioè io me lo ricordo ragazzi, veder giocare Ronaldo, cioè era veloce, forte con tutti e 2 i piedi, aveva un dribbling che era proprio, lo vedevi che era un altro livello sopra gli altri giocatori. Poi con la maglia dell'Inter, vabbè, potrei mettermi a piangere, quindi andiamo avanti. Ultimo quindi giocatore della lista inserita in quell'update di aprile, Zinedine Zidane. Uno dei centrocampisti più forti del mondo, assolutamente uno dei giocatori più cari ai tifosi juventini, ha vinto con la Juve 2 campionati, ne ha vinto uno con Real, ha vinto una Champions da giocatore ed allenatore con il Real, quindi proprio uno qualsiasi insomma, un pallone d'oro, un mondiale, sì ce lo ricordiamo, un europeo, sì ci ricordiamo anche quello, probabilmente tanti di voi se lo ricordano più per la testata Materazzi nel mondiale 2006, però anche questo giocatore dotato di grandissima tecnica, grandissima visione di gioco, grandissima finalizzazione, perché è uno che ha segnato gol stupendi nella sua carriera, e quindi anche questa potrebbe essere una gran carta inserita fra le leggende di FIFA 18. Adesso parliamo di quelli che vorrei io vedere dentro. Beh, primo fra tutti Ronaldinho. Perché Ronaldinho? Vabbè, che sia stato un campione assoluto lo sappiamo tutti. Prima di Messi è stato quello che ha lanciato il Barcellona fra le stelle veramente del calcio mondiale, ed è stato un giocatore che, come dicevo prima per Ronaldo, nel suo tempo era un altro livello. Ronaldinho aveva un modo di giocare, una abilità, un controllo palla superlativo sopra un gradino, 10 gradini a tutti i suoi avversari, e che in campo, beh, lo sappiamo tutti, era un giocoliere col pallone e uno che si vedeva, trasmetteva la gioia di giocare a calcio. È probabilmente uno dei giocatori brasiliani con più tecnica mai esistiti e che mai esisteranno nella storia del calcio. Adesso passiamo invece a un giocatore un po' più ruvido. Sto parlando di un centrocampista inglese, anche questo si è ritirato da poco. Sto parlando di Frank Lampard. Centrocampista centrale, bandiera del Chelsea dal 2001 al 2014. Ha vinto 3 Premier, ha vinto 4 FA Cup, fra le altre cose, la Champions, un'Europa League. Miglior marcatore, centrocampista, miglior marcatore nella storia del Chelsea. Uno dei pochi giocatori che ha giocato, che ha fatto 1000 presenze in partite ufficiali tra club e nazionale. Anche lui è andato a concludere la sua carriera in MLS giocando con New York City Football Club, dove milita il maestro Pirlo. Pochi dubbi sul fatto che sia una leggenda del calcio, e mi piacerebbe avere un centrocampista del genere in FIFA 18. Poi mi piacerebbe avere anche le leggende, come ho detto prima, ma là bisogna tenere le dita incrociate. Arriviamo finalmente al pupone, signori, Francesco Totti. Notizie degli ultimi giorni, la società, qualche altro club, testate giornalistiche, ha parlato del ritiro di Totti. Lui ancora, al momento in cui sto registrando io, non ha detto niente, però parrebbe che questa fosse l'ultima stagione del pupone. La cosa che ammiro di più di Totti è sicuramente il fatto di essere probabilmente l'ultima bandiera del calcio italiano. Ha sempre e solo giocato nella Roma, ha vinto uno scudetto, 2 Supercoppe italiane, 2 Coppe Italia, il mondiale nel 2006 dove tutti quanti ricordiamo il suo rigore contro l'Australia, capitano dal 1998 della Roma. Non so neanche cosa dire, perché non vorrei mancare di rispetto fra virgolette ai tifosi romanisti, perché ecco, dico questa ragazzi, Totti è il Maradona della Roma, c'è poco da dire.
uno fra gli 8 giocatori italiani ad aver realizzato almeno 300 gol in Serie A, miglior marcatore ovviamente della storia della Roma, è il secondo marcatore nella storia della Serie A dietro a Piola. È ovvio che se quest'anno Totti si ritira, la EA dovrebbe fare di tutto per avere questa carta fra le leggende. Adesso ci spostiamo, cambiamo completamente ruolo, nazione, eccetera eccetera, parliamo di Sepp Maier. Questo è un portiere tedesco degli anni 60 e 70, bandiera anche lui del Bayern Monaco, perché ha sempre giocato a livello professionistico col Bayern Monaco. È attualmente il giocatore che ha il record di presenze consecutive in Bundesliga con 422 partite giocate di fila. Ha vinto 4 Bundesliga con il Bayern Monaco, di cui 3 consecutive, 4 Coppe di Germania, ha vinto 3 Champions con il Bayern Monaco consecutive, ha giocato 4 mondiali, ne ha vinto uno quando ancora c'era la Germania Ovest nel 74, se non sbaglio. Giocatore carismatico, c'è anche una sorta di curiosità su di lui, sul fatto che in una partita si è messo a rincorrere un'anatra che era entrata in campo, non si sa per quale motivo, disinteressandosi del gioco, quindi è anche un personaggio un po' particolare. Visto che di portieri nelle leggende non ce ne sono tantissimi, questo potrebbe essere uno dei papabili secondo me. Arriviamo all'ultimo giocatore, anche questo è un ex giocatore della Roma, uno dei difensori brasiliani più forti della nazionale brasiliana, sto parlando di Aldair. Ha fatto 13 anni alla Roma, ha vinto lo scudetto, ha vinto un mondiale nel 94 ai danni dell'Italia, e chi se lo scorda? Penso la prima volta che mi ricordo di aver pianto, ragazzi, ve lo giuro. Come caratteristiche era un giocatore lento ma fortissimo fisicamente, grande tecnica, era uno di quelli che come a Lucio piaceva ogni tanto partire e arrivare fino a metà campo. Anche diciamo a livello di visione di gioco era molto dotato, perché spesso e volentieri sparava di quei lanci lunghi che innescavano pericolose azioni d'attacco. Al momento fra le leggende mi pare che come difensori brasiliani, se non erro, c'è solo Roberto Carlos. Aldair direi che potrebbe essere uno di quelli che verranno inseriti nelle leggende. Ragazzi, adesso, allora, nei commenti fatemi sapere quello che pensate voi delle leggende, gli overall, tutto quanto. Ovviamente se lasciate un bel mi piace sono contentissimo. Vi ricordo, andatevi a vedere il video di Gas in descrizione, tutti i miei social, seguitemi su Instagram, trovate anche i canali dei Brainless. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre ragazzi, parola d'ordine: se siete arrivati a questo punto del video, scrivetemelo sotto, qualità. Ciao belli.